sono veramente 200, diciamo, di 200 di lascia a casa, 200 di lascia a casa, 50 qualcosa di porta presso. Ricordo che questa è una serata a sostegno di questo museo, quindi giù da basso ci sono degli orecchini che sono stati realizzati appositamente per celebrare questo anniversario della Libreria Bocca da Barbara Lebole, che è qui presente con noi insieme al marito Mirko Cattai, perché noi cerchiamo di fare collaborazioni sempre con realtà comunque storiche o comunque realtà presenti sul territorio da diverso tempo, per passare la parola invece al nostro ospite delle istituzioni, che è qui rappresentato oggi da Tommaso Sacchi. Grazie Assessore alla Cultura, grazie, grazie. per essere qui con noi. Grazie. È sempre presente, un amico caro. È vero. Brevissimamente, non vi rubo tempo, che oggi è una giornata di festeggiamenti di 250 anni. Portati benissimo, mi viene da dire. Guarda qui, se 250 anni di festeggiamento è meraviglioso. Però fatemi ringraziare innanzitutto i padroni di casa, la famiglia Bagatti Valsecchi e il direttore d'Amico, che è anche un amico, nomen omen. Quindi abbiamo passato diversi momenti per la valorizzazione dei musei a Milano, per la vita delle istituzioni culturali, insomma, ed è una direttore che ha sempre uno sguardo, adesso parlavamo tra l'altro di temi importantissimi per la vita, per la fruizione del museo, come l'accessibilità, i temi dell'apertura alle persone con vari tipi di disabilità, insomma temi su cui avete dimostrato una sensibilità, e io vi ringrazio perché è un laboratorio comune, quello della città di Milano, che vede insieme le istituzioni per aprirle, per renderle sempre più accessibili. Al di là di questo, che non è il tema specifico di questa bellissima serata, voglio fare i migliori auguri alla Libreria Bocca, veramente, a Giorgio e alla vostra passione, a Monica, a Giorgio. Poi alla fine però ce l'abbiamo fatta, e com'è andata, caro Massimo? Bene, allora, innanzitutto mi hai colto completamente impreparato, non pensavo di essere al tuo fianco a rappresentare l'intera categoria degli editori, sostanzialmente essendo di fatto un ex editore, quindi... Sì, non è che uno comunque, per quanto va in pensione diventa ex, io sono tutt'altro che in pensione. Editore per sempre, scusa. Comunque mi fa un grandissimo piacere rendere onore a questa seppur un po' periferica libreria milanese, mi spiace, sono 50 metri dal Duomo, ma cercheremo di trovare qualcosa di più centrale. Dentro al Duomo, sì. E dietro agli orecchini vedete la copertina realizzata da Ugo Nespolo per i 250 anni. Quell'edizione, che è la quinta edizione della storia della libreria, su cui c'è anche un intervento del Presidente della Repubblica, del Pontefice, di Ravasi, che si congratulano per questa ricerca, non è in vendita presso il museo. Chi la vuole, però molti di voi hanno già il libro, perché il libro è uscito un anno e mezzo fa, però chi vuole quell'edizione può venire in libreria e la può acquistare. E quindi voglio ringraziare Ugo Nespolo per questa creazione. Che deve essere qua. Poi, due giorni fa, Loris e Lillo, che è un personaggio straordinario pugliese, dov'è Loris? Loris è in giro, ha realizzato dopo 21 ore di lavoro, 21 ore di lavoro, su foglia d'oro di questa azienda Giusto Manetti Battirolo, che ci fa praticamente la barba, perché è del 1600 l'azienda, è un'azienda che produce foglia d'oro, Giusto Manetti Battirolo, che tra l'altro è delle tue parti, Tommaso, è toscana. E con la foglia d'oro che ha usato appunto Loris Lillo sono stati scritti 250 anni, ovviamente è una scritta che non verrà mai via, rimarrà sempre lì, quindi siete tutti invitati a venire in galleria Vittorio Emanuele alla Libreria Bocca a vedere questa nuova scritta dei 250 anni. So, abbiamo qui Hugh Philater. Ma no, eccoti qua, aspetta come ti muovi perché siamo in diretta. Eccolo, Hugh ha fatto queste composizioni straordinarie che sono vasi di Murano, originali, pezzi unici, ma la cosa straordinaria è che ha abbinato, in base alla posizione che ha scelto, e ne abbiamo un esempio anche qui nel salone dietro di lui, con dei fiori, e ha voluto tra l'altro inconsapevolmente portare dei Bigfoot, dei piedoni, quando poi il piede, la scarpa, è anche un simbolo presente sulle vetrate del museo.
proprio perché quando io... Ma non è vero inconsapevolmente, lui ci ha ragionato. Ci ha ragionato? Ha detto, ah, cioè, ha fatto un pensiero. Ha detto che era inconsapevole. Vabbè, a me ha confuso. Esatto. Significato della parola bagatti. Esatto. I bagatti in milanese, ciabattino. Esatto, 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 esatto. Grande, non puoi la diretta. No. Allora, e quindi, va bene, allora, non è inconsapevole, è studiante. Come mi fido ciecamente di Davide Rocca, che è qui baritono, che ci accompagnerà quando smetterò di parlare, insieme a Giorgio Valerio, baritono, e a Svetlana Useinova, pianista, e Andrea Grossi, che abbiamo già visto qua intorno, contrabbasso, fino alle 20.30, più o meno. Poi noi però qui in serata abbiamo tantissimi personaggi che io ho già ringraziato, ma avremo anche dopo le 20.30, quando appunto finisce Davide e Rocca, che poi si presenteranno, insieme a ovviamente Thais Conte Rezzetti, direttrice del coro Canto Sospeso. Thais e tutti si aspettavano il coro, ma il coro siamo noi, e poi dopo lo vediamo. In sala abbiamo anche Paolo Repetto, Omar Alabi, Pierluigi Flammarin, Mary per sempre. Prima ci hanno intrattenuto Leonardo Moretti, Luca Russo Rossi, violoncellista, e Giuseppe Di Nardo al flauto. Poi abbiamo anche una rappresentanza in alcune stanze del museo di Rinascimento Poetico, qui presenti con Paolo Gambi, Paolo, grandissimo, Riccardo Magni, Vanna Leoni, Luca Giro e tantissimi altri personaggi di Rinascimento Poetico. Poi abbiamo Guido Villa, che fa accoglienza e standing dinner, e sono i ragazzi, perché i ragazzi fanno parte dell'Istituto Paolo Frisi del 1857, la più antica scuola alberghiera di Milano, ovviamente la più antica libera d'Italia. Noi, se non sono antiche, non so se l'avete capito, però li vogliamo. A noi ci piacciono vintage, non so come dirvelo, cioè, ma voi siete antichi pure voi? Mimmo Caruso, Ferdinando Cioffi, Pietro Madaschi e Marco Levi. E poi le lettere ve le ho già dette, Tommaso ve l'ho già presentato. Certo, ha anche parlato, magnifico. Tommaso. E poi ricordo che stasera siete obbligati a sostenere... Obbligati adesso. Obbligati. Intanto sono qui e per noi è un piacere enorme. No, dai, ma dai. Siete invitati. Il sottoscritto sta realizzando anche una manifestazione che si chiama Panettone Party. Stupendo. Chiedo a tutti gli artisti di realizzare un libro legato al panettone, che guarda caso abbia le dimensioni del libro della Libreria Bocca, quindi 15x21, va bene anche un foglio piegato in due. Così. Tutti gli libri che arriveranno di queste dimensioni, sì, che anche un foglio, una tela, un legno piegato in due, che insomma si apra come un libro, sì, tutti i libri che arriveranno verranno esposti prima in vetrina della Libreria Bocca, poi una super giuria di qualità in cui c'è l'Antonio D'Amico, eccolo, il presidente, la Laura Cantone, guarda che meraviglia, abbiamo la Grazia Varisco, eccola lì, e poi abbiamo Ilenia e Bruno Paneghini, qui ben rappresentati da Bruno, grazie, grandissimi, che bello, collezionisti, sceglieranno 15 opere di tutti i libri arrivati e li esporranno qui al museo, e il 10 dicembre ci sarà qui al museo un'asta e la degustazione del panettone Piasetto, che è lo sponsor. Esatto. No. Il panettone è gratis, allora, ce lo regala. Allora, succede? Che tutti i soldi che vengono raccolti dalla vendita all'asta di questi libri vanno sempre per i libri nel museo. Al museo Bagatti e Vasecchi. Tutti i libri che non vengono in asta rimarranno nella vetrina della Libreria Bocca e in cambio di un'offerta al museo verranno donati. Quindi gli stessi artisti potranno comprarli, ma non solo gli stessi artisti, anche coloro che magari trovano qualcosa che gli piace, sanno che comprando quel libro i soldi vanno direttamente al museo. Non più dai farfallone amoroso, notte e giorno intorno girando, nelle belle turbando il riposo, narcisetto alcino d'amor. Nelle belle turbando il riposo, narcisetto. Sì,
devo ringraziare Giorgio. E tu non hai più voce. Io farei veramente un applauso a quest'uomo che è un vulcano. È veramente una mente, una forza, un braccio. E una parola sola, è l'amico del fedele. Davvero grazie Giorgio, di cuore. Perché il mio Bagatti Family ha bisogno di amici. Senza gli amici non si sostiene, non fa nulla. E quindi quando... Poesia del nulla e del tutto, con l'olfatto inseguo eresie, lagnosi e gli ardiani, sono tutte mie. Un mattone, un solo giorno, il mio turno, la mia coscienza, tanta pazienza, tanto impeto, il tempio resta sempre incompleto. Ecco la vita, dita scrivono sui... Resteremo ancora aggrappati alla vita, come l'edera più verde che vive e respira nel silenzio delle strade di Sarajevo. Dir, in rime e non in prose, io son paride, mi appassionai all'amore e non alle guerre. Bravo. Ma tu, che rapisci in un solo istante la mia anima, il catturi con i tuoi occhi.